Cioè, tutti prendiamo un Dr. Ratio gratuito? No, dai, sta scherzando! Attenzione! Peppi! Cos'è? È un gatto infilato in una scatola? Ma cos'è? Vi giuro, non ce la posso fare. Adoro le scarpe col tacco, sempre e comunque, ma il suo design non mi clicca. Ma cosa? Elden Ring? Build con la testa di Raya Lucaria? Cosa sta facendo quest'uomo? Ma cosa mi tira? I regoli? Già lui è un altro discorso. Già lui. Cosa stanno facendo ad Asta, mia moglie? Non vi dovete permettere di toccare Asta. Ma che sia chiaro. Cioè, tutti i nemici della storia dei videogiochi dentro l'astronave di Asta. Molto bene. Che senso la sua mano da bambola? Crown of the Mundane and Divine. Non so se si pronuncia mundane. Comunque, hanno praticamente fatto gli episodi di intermezzo per tutti i mondi e adesso c'è l'episodio di intermezzo alla Space Station, quindi è l'ultimo episodio di intermezzo prima dell'arrivo di Penacony, che sarà il prossimo mondo che arriverà nella prossima patch, che sarà la 2.0. Ricordo a tutti, che è già ufficiale, che salteremo dalla 1.6 alla 2.0. Nuova zona della Space Station. È lo stesso iter degli altri intermezzi, nuova zona, ci metteranno un evento o qualcosa del genere dedicato dentro, e buona. Chi di Ruan Mei, ragazzi? Mamma mia, i tacchi. Qui sapevamo che a lei piace fare il punto croce, si chiama? Allora, quello strumento, non so se sia uno shamisen, potrei dire una bestemmia, è tipo uno shamisen. Bella! Chiaramente Ultimate, che baffa. Personaggio, come sappiamo, a 5 stelle, di elemento ghiaccio, che fa parte del Path Harmony. E quando vediamo il Path Harmony a 5 stelle, tutti con gli occhi così. Signori, attenzione. Adesso ci concentriamo. My basic attack, threading fragrance, deals ice damage to a single target. While my skill, string sing slow swirls, can increase the weakness break efficiency of all allies. Aumenta la weakness break efficiency, quindi la capacità di rompere gli scudi degli alleati con la skill. Ultimate. Crea un campo come Luocha? Cosa succede? Aumenta la respend di tutti gli alleati? Oh mio Dio, è un personaggio basato sul supporto break, ragazzi. Prolunga la durata del break dei nemici con un marchio che piazza una volta appoggiato il campo della ultimate, e con la tecnica praticamente dà l'effetto della skill a tutti gli alleati una volta quando entra. Vabbè, ma ha praticamente un bonus potenziamento sul Simulated Universe, dove permette di penetrare più facilmente gli scudi nemici, e da quello che ho visto permette con la tecnica di andare a ignorare le debolezze degli scudi. Roba assurda. È un personaggio fortissimo, perché la respen, ragazzi, è una delle statistiche più forti del gioco. È una roba, tra l'altro, con uno scaling bestiale, quindi anche un valore piccolo come 10% fa la differenza, guardate da Nang base. E il fatto che lei aiuti anche a rompere più facilmente gli scudi e soprattutto allunghi la durata dei break, ti permette a tutti gli effetti di fare un controllo campo similare a quello di un Illity, perché tu rallenti l'azione dei nemici. È un personaggio che sarà veramente decisivo per un sacco di team. Andiamo avanti, che c'è dottor... Ma quanto è muscoloso!
Bro lifted! Mamma mia che braccione. Guardalo. Che braccione. Che bestia. Qui ti tira un gesso. Tira il gessetto. Mi piacciono molto i suoi occhi. La ultimate, raga. L'angolo bellissimo. Lui è fuori di testa, bellissimo. Ma quanto è grosso! Ma raga, ma è muscolosissimo. Ma scusate, ma questo ha tempo di laurearsi, studiare, insegnare, intanto è anche grosso così? Vabbè, dottor Ratio, personaggio a 5 stelle di tipo Imaginary che fa parte del Path Deant. E sappiamo che il Deant è un Path che sta un po', diciamo, variando il suo status di inizio gioco, relegato solo al danno single target. E ha preso anche una interessante sfumatura di supporto con Topaz. Dr. Ratio brandishes his codex, dealing imaginary damage to a single target. Ok. Question: why does he carry a codex with him? Cioè, lui non è che usa la magia, lui ti colpisce col libro. Bellissimo. I think Dr. Ratio takes that to mean hitting directly. Dr. Ratio's skill, intellectual midwifery, deals imaginary damage to a single target. Skill single target? Cogito ergo sum. May trigger him to launch a follow-up attack after using his skill. As a rigorous academic researcher, Dr. Ratio pays close attention to his follow-up anche lui, ragazzi. The more debuffs the enemy has, the higher the chance of him launching a follow-up attack. Più debuffa il nemico, più c'è possibilità che tiri questo follow-up dopo la skill. Quindi lui vuole giocare con dei personaggi che debuffano, tipo Velt, Silverwolf. Allora, mette un debuff con la ultimate e mette uno status sul nemico che permette a Ratio di tirare sempre il follow-up. When attacking an enemy within the dimension to enter battle, there's a chance of reducing the target's speed. Con la tecnica può ridurre speed, quindi già piazzare un debuff. È un mezzo nility, ragazzi. Dr. Ratio, cosa sto vedendo? Ma si è fatto le statue, cioè si è fatto le statue a sua immagine e somiglianza? Cioè praticamente lui è come Topaz, gioca di follow up, però debuffa e fa più danni più il nemico è debuffato. Mi piace molto di lui, ve lo dico già, il fatto che ha una meccanica che non si appoggia completamente ai supporti, ma che riesce a tenere alta da solo. Lavora con Topaz, sì, ma non solo. E adesso vediamo Zhuei. Per chi non lo sapesse, lei è la sorella di Anya. Offensivissima, ma d'altronde è una destruction. E vediamo cosa fa. Zhuei. Molto carina lei, personaggio a 4 stelle di elemento quantum che segue il path destruction. Zhuei's basic attack, Mara Sunder All, can deal quantum damage to a target enemy. Her skill, Iniquity Obliteration, can deal quantum damage to a single target and adjacent enemies. Skill Blast. Ok, accumula un effetto speciale. Se attacca i nemici rompe danneggiandogli lo scudo. Anche lei gioca di follow up. Anche lei gioca sul break. Che path piena di personaggi break. E se non ho capito male, lei con la ultimate ignora le debolezze dei nemici e quindi rompe gli scudi in ogni caso. Molto forte. È un personaggio di, esattamente come Ruan Mei, basato sul distruggere lo scudo. Mamma mia, che banner! Che banner! No, raga, se non pullate qua siete pazzi. Ma che banner è? Ting Yun? E poi torna Blade. Vabbè, Blade, io ti voglio bene, ti adoro, però chiaramente darò la precedenza a Ruan Mei. Zhuei, March. E poi c'è Dottor Ratio che... Vabbè, il banner migliore è il primo, ok? Il banner migliore è il primo. Su Shang, Natasha e Hook. Prendetela, è uno di Su Shang. E poi purtroppo torna Kafka, che io volevo pullare, ma mi sa che non c'è Kafka per Jul. Oddio, che strana l'arma di Ruan Mei. Che strana l'immagine. Torna anche quella di Blade. E via che si parte con i 1000 banner, ragazzi. Ufficialmente doppia reran, tra l'altro. Lo sapevo già, quindi non farò finta di essere stupido. Cosa sta facendo questo? Se fa il bagnet! Questo sta chillando in sauna. Va bene.
E quindi ci sarà anche la Lightcon di Kafka. E niente ragazzi, piango perché come sapete io volevo recuperare Kafka, ma qua non si può. Anche perché il banner è pure terribile. Vabbè, pullate da Ruan May, il banner è incredibile. Mi fa un po' paura un banner così bello, perché non vorrei che ci stiano tutti un po' baitando, ma prendo il bait e ci vado. Sicuramente almeno un PT da Ruan May lo faccio. La... è vero, c'aveva anche la paperella nella Light con Dr. Ratio. Che top. Nuovi nemici. Ma scusate, è l'insettone in versione tecnologica, in versione tecna delle Winx. No, è proprio un nuovo Weakley, come Pantilia, Cocolia e il quella specie di bestione di cui non ricordo il nome. Sì, sì, è un nuovo Weakley. Echoes of War, ragazzi, non Stagnant Shadow. Debole a Imaginary, Ghiaccio e Fisico. Qui argenti brillerà, preparate i vostri argenti, preparate le vostre Jingliu e condividete. Però attenzione, sì, confermato che è Echoes of War, bisogna però finire il pezzo di trama della 1.6, quindi questo boss ci hanno già detto che è loccato dietro trama, quindi cerchiamo di fare la trama velocemente. Noi la faremo già in live il 27. Oddio, che cos'è? Critter Peak? Ma devi farli accoppiare! No, mi piace. A me piace sto evento, ve lo dico già. Ma non potete farmelo avere come pet? Dai. Come pet. Guarda Peppy! Bellissimo! Miglior evento in assoluto. Si guida Peppy, ragazzi. Direi che siamo di fronte al miglior evento in assoluto. Speaking of the simulated universe, oh no! This update is a real game changer with significant new features. Raga, cos'è? Nuova modalità del Simulated Universe, Golden Gears. La struttura però è quella, è diciamo una nuova modalità dello Swarm. È uno Swarm Disaster diverso. Tu crei il tuo dado con i bonus che ti servono e in questo modo ti gestisci la run. Ah, ci sono dei nuovi bonus per la modalità. Mi sembrava che fosse proprio una currency nuova, quindi si dovrà farmare questa nuova modalità. Questo è molto Arknights. Hanno inserito i path, praticamente, in stile boss diversi delle integrated strategies di Arknights. Molto carina come idea. E questo vuol dire che avremo anche più controllo, diciamo, della nostra run. Questo sarà un eventino mini, a giudicare dalle ricompense che ci darà cose. Ok, questo è un classico evento di combattimento. Prendi dei bonus, aggiungi bonus, picchi e vai. Ruan May che alza la respen. Oh, questo mi serve. Dai che devo finire il Glamoth per Sushang. Grazie mille per il Planar Fisher. Ho da farmare veramente un botto. Ah, grazie mille anche per il doppio drop sulle relic. Molto molto bene. Molto molto bene, esatto, così veniamo scammati di più. Non ho capito cos'è quella piuma che si vince in questo altro evento. Ah, ma sono stupida. Ragazzi, il Pure Fiction è la nuova modalità che accompagnerà il Memory of Chaos. È una nuova modalità temporanea, ma che si ripete nel tempo, dove praticamente dobbiamo affrontare una serie di wave nemiche, una dietro l'altra, e dobbiamo cercare di battere i nemici in meno cicli possibili. È proprio una modalità come il Memory of Chaos, però, che darà valore sicuramente ad altre strategie, molto più votata all'aggro, e io non vedo l'ora di provare questa modalità, perché è una di quelle che proprio, secondo me, premia anche in un certo senso la creatività. E chiaramente ci saranno premi, in particolare Jades, sarà un nuovo modo di ottenere delle Jades e quindi sono molto contenta. Wow, ed esattamente come succede con Yukong per una parte, diciamo, del Forgotten All, anche qui arrivati a un certo punto si ottiene una Lynx gratuita. E poi piani 11 e 12 del Memory of Chaos. Raga, papam, qua ci dovremo impegnare. Io è da un po' che non ho più problemi con il Memory of Chaos, ma mi sa che con l'11 e il 12 dovremmo rimboccarci le manichine. Bella, quanti contenuti. Posso dirlo? Sono stati bravissimi, perché questo periodo, il periodo di Natale, in cui siamo bene o male a casa, in cui ci prendiamo dei giorni di ferie, ci prendiamo dei giorni per rilassarci, è un bene mettere tanti contenuti, perché tanta gente gioca. Bravi. Questa è la schedule
che sicuramente potremo vedere anche in gioco, che vi fa vedere quando c'è il Memory of Chaos e quando il Pure Fiction. Come vedete vanno a scalare, ogni modalità ci darà risorse separate e quindi di fatto il Pure Fiction aggiunge altre risorse per noi giocatori. Bene, è permanent nel senso che è come il Memory of Chaos, cicla. Questa è una novità che era già stata introdotta in un post Twitter dedicato alle Quality of Life. Una volta che avremo raggiunto il settimo piano del Memory of Chaos, automaticamente la volta dopo, quando si resetterà, partiremo dal piano 7 e ci farà automaticamente completare i primi piani. Un'ottima novità, perché ci permette di risparmiare tempo e di avere già i primi piani, che oramai sono facili, completati. Vedete? Tu riparti con il 7 completo e quindi ti devi fare 8, 9, 10, 11, 12. Ti devi fare solo gli ultimi 5. Questo è ottimo, ragazzi, questo è veramente ottimo, bravissimi che l'hanno inserito, danno la possibilità di ottenere determinati stage per farmare prima di essere arrivati in certi punti di trama. Ottimo, perché aiuta i nuovi giocatori. Abbiamo la solita multi, ovviamente apprezziamo, perché queste risorse ci serviranno come il pane, ragazzi. Blade, Kafka, Ruan Mei, Ratio, Jouet, troppa roba. Bravo Star Rail, te le sei meritate. Would like to extend our gratitude. Oh, dottore! The interruption. You are now speaking with Veritas Ratio. Every trailblazer who has unlocked the mail feature shall receive via mail one limited 5-star character Dr. Ratio. That is to say, me. Stai prendendo in giro? Cosa? Cosa? Cioè, tutti prendiamo un Dr. Ratio gratuito? No, dai, sta scherzando. Cosa? Ma stai scherzando? Ci regalano Dr. Ratio, ragazzi! Oh mio Dio! Ci regalano un personaggio limitato? Ovviamente questo è un premio speciale che avranno pensato per tutte queste vittorie, per il premio Google Play, per il premio Apple, per aver vinto i Game Awards. Io ringrazio, non me lo sarei mai aspettata. Ringrazio tanto, mamma mia! Bene, ratio per tutti! Ci sarà Kafka? Sì, c'è Kafka. Secondo me farà cagare se lo regalano. Su Genshin regalano Shanling, ragazzi, ricordatevelo. Good evening. Sì, bisognerà arrivare. I am Sunday. Chi è? You are too kind, Mr. Cosa sta succedendo? Chi è, signor Domenico? Ma che bello! Lui sembra un sacco il mio carissimo Federico di Arknights. Sembra Executor. Ci presentano Penaconi. È tipo Las Vegas, Penaconi. Devo ancora processare il fatto che ci regalano Dottor Ratio. Per me non è vero. Chi è? Robin will be singing at the opening. È una cantante? No, fermi, se è una cantante, ragazzi, fermi che la devo prendere. My sister has already arrived in Penaconi. And dress rehearsals. No, se è una cantante si prende. Our guests are in for quite the show. Io cantanti, ballerini, tutti da me. Lei mi ricorda, non riesco a dirvi che mi ricorda, ma mi ricorda qualcuno. Sorella di Domenico, Robin noi la mettiamo nel mirino. Piccolo caro. And so too is its human resources overhaul. Piccolo caro. Our level of service will be better than ever. Separately, we have introduced performers and service personnel from the Iris family. Firefly? To principal scenic areas and leisure. Questa esteticamente mi dice meno. I'm sure they will help our guests. La Robin è da tener d'occhio. Needless to say, Gallagher col cravatino. And so the devoted and courageous Bloodhound family will be responsible for security. Signor David Gallagher. Danger does not exist in Penaconi's dreams. No, Robin, la devo controllare. Se canta va presa. Ma ragazzi, è letteralmente il duca. Ma raga, è il duca del set di Manfa. Sam. Ma chi è Sam? Ma chi è sta gente? Ma quanta roba sta succedendo, scusate ragazzi.
He's an executive from the IPC Strategic Investment Department and a member of the legendary Ten Stone Hearts. Mr. Adventuring! Explore, understand, establish and connect. Carino lui. Together, the name is carried forward. Va tenuto d'occhio Venturin. And build bridges between the stars. The navigator of the Astral Express, Miss Himiko, along with the entire crew. Ma che bella presentazione, ragazzi. With their presence. Trading knowledge for wisdom. Calculating wealth with formulas and transcending individual limitations through an academic network of shared resources. The renowned scholar of the intelligentsia. Perché con la papera? Perché sempre della vasca con la papera? We think, therefore we are. And memories are proof of existence. She's committed to safeguarding and sharing these memories and able to journey beyond the corporeal. Non capisco cosa sta succedendo. Hails from the Garden of Recollection. It's Next one. The memo keeper herself. Ribadisco che non è il mio cup of tea come personaggio, però. In the uncaring expanse of the cosmos, Elation exists as a. Sto ancora pensando a Ration nudo con la paperella. Forever resilient, never disheartened, ceaselessly untearful, endlessly present, and here representing Sparkle. Sparkle. Carina. Following the path of the hunt. Però devo cercare. Vabbè. Lasciamo stare il mio rapporto complicato con Sparkle. And then doing it all over again. She's been away from the spotlight for too long. Acheron, Deant anche lei, già somiglia a Zila. Miss Acheron takes the stage once more. Vai Neku. On behalf of the family, I hereby warmly welcome our guests to participate in this our grand celebration. Penacony awaits you. Ma che cacchio di presentazione hanno fatto! Oh mio Dio! Voglio andarci a Penacony! Sì! Gelati! Birre! Casino! Evviva! Raga, io non so che dire, sono overwhelmed! Troppa roba! Io non so da che parte iniziare. Tra l'altro bravo team di Star Rail, perché anche a noi che lavoriamo dietro le quinte hanno tenuto nascosta la sorpresa di Dottor Ratio. Quella ve lo garantisco, è una sorpresa che hanno deciso da poco. C'è scritto che il periodo per ottenere Dottor Ratio va dalla versione 1.6 Character Event Warp Pantarei. Quindi no, noi non otterremo Dottor Ratio il primo giorno di 1.6. Noi otterremo Dottor Ratio quando uscirà il suo banner, esce il suo banner e ci regalano subito una copia, fino alla fine della versione 2.1. Quindi abbiamo circa 3 mesi per riscuoterlo.